Adesso forse sì. Adesso ci dovremmo essere. Va bene, iniziamo questa diretta parlando appunto degli ultimi eventi che ci portano alla elezione del nuovo presidente degli Stati Uniti, nuovo o vecchio, non sappiamo ancora evidentemente il risultato finale. Noi come Transform Italia abbiamo seguito e accompagnato questa elezione anche con una serie di articoli, di iniziative. E l'ultima è stata appunto qualche giorno fa, insieme ad altri, condotta sempre da noi da Transform Italia. Trovate anche il link nel post che abbiamo fatto per presentare questa iniziativa notturna che accompagnerà un po', anche se non sappiamo poi se avremo i risultati finali già questa notte, però l'idea è insomma di accompagnare questa elezione, che evidentemente è un'elezione importante non soltanto per gli Stati Uniti, ma per gli equilibri globali del mondo e degli scenari che possono aprirsi in un modo o nell'altro, con una continuazione di Trump e con un'eventuale elezione di Biden. E sappiamo che l'elezione è condizionata anche da un grandissimo evento come è quella della partecipazione al voto anticipato, che ha visto centinaia di migliaia di persone in America, si calcola sui 60 milioni. Che hanno già votato per posta, e quindi questo condiziona anche chiaramente anche le nostre valutazioni che faremo a caldo in questa serata. Sappiamo che lo scenario, diciamo, americano è abbastanza controverso, che Trump ha già dichiarato che non accetterà volentieri, se possiamo dire così, una sua cancellazione, una sua fuoriuscita dalla Casa Bianca senza provare ogni tentativo per rimanere presidente degli Stati Uniti. E con noi abbiamo Franco Ferrari, a cui do subito la parola per presentare un po' introdurre un po' la nostra iniziativa di questa sera, e insieme a Roberto Musacchio, che con noi sta seguendo la diretta, e con Eric che da Left, nostro sponda, se si può dire così, Eric, per confrontarci un po', vedere un dialogo, vedere un po' come è l'andamento e quali sono i presupposti che ci portano e che hanno portato gli Stati Uniti d'America a questa elezione. Ma io non dico nient'altro, do subito la parola a Franco, che per noi è dal nostro inviato da Nuova York, come amiamo dire in redazione, ci dice di più e introduce appunto l'argomento del giorno, anzi della notte più che del giorno. Sì, abbiamo, come caso, abbiamo seguito, diciamo, da un paio di mesi in particolare, insomma, poi è stato un momento anche di confronto tra di noi. Abbiamo seguito tutta la campagna elettorale cercando magari anche di mettere in evidenza alcuni elementi che a noi interessavano di più, oltre a quelli che poi sono importanti, che hanno fatto parte anche della discussione di tutti i media italiani. Sicuramente è un'elezione importante e inusuale, soprattutto perché il presidente uscente, Trump, nonché candidato alla rielezione, è sicuramente
un candidato ed è stato un presidente assolutamente inusuale, che ha via via, facendo il contrario di quello che molto spesso gli eletti fanno, cioè di fare una campagna magari radicale e poi di diventare moderati nel momento in cui hanno ottenuto l'elezione. In realtà Trump è stato radicale nella campagna elettorale, ma è stato anche radicale in tutta la gestione della sua presidenza. Il suo bilancio, adesso è complesso farlo, quindi non vado per lungo su questo, è sicuramente un bilancio dal punto di vista dei suoi obiettivi largamente controverso, con risultati che sicuramente non ha raggiunto, però è riuscito a fare una cosa, a mantenere, a consolidare il consenso del suo elettorato. Ora, l'altra volta, grosso modo, è stato eletto con il 43% dei voti. Ora, gli ultimi sondaggi, guardavo Real Clear Politics, che è il sito, uno dei siti che fanno un po' di aggregazione, gli ultimi dati in extremis, quelli proprio di oggi, lo dava il 44%. Il che vuol dire, poi ovviamente vedremo come stanno andando i risultati veri, e sappiamo che la grossa partecipazione al voto, le modalità anche diverse di voto da quelle tradizionali, con molto voto postale e molto voto anticipato, potrebbe anche rendere poi tutti i sondaggi poco affidabili, ma questo probabilmente nel giro di qualche ora lo verificheremo. Però il dato interessante è che comunque Trump ha mantenuto e fidelizzato tutto il proprio blocco elettorale. Questo non era un dato scontato ed è un dato che probabilmente avrà delle ripercussioni anche su tutta la prospettiva politica. Dall'altra parte abbiamo avuto un candidato come Biden che complessivamente si è rivelato, lo si sapeva anche dagli inizi, piuttosto debole e poco incisivo. Vedevo stasera uno dei sondaggi degli exit poll della CNN che diceva agli elettori di Trump e agli elettori di Biden: votate per il vostro candidato o votate contro l'altro. Fra gli elettori di Trump il consenso a Trump è molto alto, credo fosse superiore all'80%, mentre fra gli elettori di Biden poco più del 60% votano Biden e tutti gli altri votano in realtà contro Trump. Quindi una campagna elettorale in cui sicuramente il presidente uscente ha dimostrato una capacità che peraltro si sapeva di dinamicità e di costruzione della narrazione della campagna molto forte. Però ha polarizzato e ha creato un dissenso altrettanto forte in una parte importante della popolazione. Sembrerebbe, sempre con tutta la prudenza che è necessaria, che la forte partecipazione elettorale, in particolare di primi elettori, di giovani, di donne, di afroamericani, eccetera, dovrebbe sulla carta favorire sicuramente il candidato democratico. Credo che sarà interessante, oltre a vedere ovviamente chi sarà il presidente, questo non è una questione da poco, anche dipenderà molto da tutti gli equilibri complessivi che usciranno dalle elezioni di oggi, perché un Biden eletto con un Senato a maggioranza democratica sarà una cosa diversa da un Biden che avesse ancora un Senato ostile. Qui le previsioni sono molto sul filo del rasoio, perché venivano date la possibilità addirittura di un 50-50, 50 democratici e 50 repubblicani, che peraltro sarebbe un risultato favorevole ai democratici, perché poi alla fine chi decide, determina l'esito di un'eventuale votazione in pareggio sarebbe la vicepresidente, che è Kamala Harris. E mentre per la Camera dei Rappresentanti la previsione largamente consolidata è che si mantenga o si estenda una maggioranza democratica. Quindi quello che dovremmo dire stanotte sarà sicuramente se sarà un voto nettamente orientato, quindi un successo evidente, indiscutibile di uno dei due candidati, se invece sarà sul filo del rasoio. E in questo secondo caso, soprattutto, si attende cosa farebbe Trump e cosa farà Trump. Anche nella discussione che abbiamo avuto
qui su Transform l'altro giorno si diceva fino a che punto Trump può spingersi nel portare il conflitto istituzionale. Leggevo fra CNN, non so se è un'interpretazione corretta, che se Trump, pur avendo sostanzialmente perso le elezioni, si rifiutasse di abbandonare la Casa Bianca, il potere finirebbe nelle mani di Nancy Pelosi, che è la presidente attuale della Camera dei Rappresentanti, che sicuramente non ha una particolare simpatia per Trump e viceversa. Ma peraltro, e questo sempre la ricostruzione del CNN, Nancy Pelosi potrebbe far arrestare Trump e farlo, come dire, accompagnare forzatamente fuori dalla porta. Ora, io non credo che si arriverà a scenari così estremi, però la conflittualità c'è. Questo è il primo elemento. L'altro elemento sarà quello appunto degli equilibri complessivi che emergeranno dal voto, quindi il Presidente, ma anche la composizione del Senato, soprattutto per fare blocco, e poi della Camera dei Rappresentanti. I repubblicani hanno giocato tutte le carte per cercare di trasformare quella che ad oggi sembrerebbe essere una minoranza dal punto di vista strutturale, anche sociologico, in una maggioranza attraverso una serie di operazioni istituzionali, dalla difficoltà del voto per le minoranze all'occupazione della Corte Suprema. Ci sono ipotesi. Se i democratici volessero andare, se avessero la maggioranza in entrambe le Camere e volessero andare allo scontro, le ipotesi sono di modificare il numero della Corte Suprema e quindi andare dalle attuali 9 a 12, 13, quindi nominare e cambiare completamente la maggioranza. È una strada, lo fece già Roosevelt, mi pare, negli anni 30, quando la Corte Suprema metteva degli ostacoli alle sue politiche di riforme. Potrebbe essere fatto. Un'altra ipotesi che è circolata è quella di modificare la composizione del Senato. Ci sono attualmente il distretto di Washington, dove c'è la capitale, che non elegge senatori, perché appunto non è uno Stato federale, e c'è l'isola di Porto Rico, che in realtà è una via di mezzo fra un ulteriore Stato e una colonia che non elegge senatori, e sono due realtà nelle quali i repubblicani praticamente non toccherebbero palle, questo cambierebbe la situazione. Ma questo per dire che il livello della conflittualità è sicuramente molto più elevato di quello che è stato, ad esempio, nel 2000 tra Bush e Gore o in altre situazioni. Ricordo, poi chiudo su un ultimo punto, che anche le elezioni del 60 di Kennedy contro Nixon sono elezioni sulle quali ci sono perplessità sul fatto che Kennedy avesse veramente vinto, che in quel caso non fossero stati democratici in alcune realtà a manipolare il voto. Allora erano molto forti al sud, e al sud, diciamo, oltre a escludere i neri, gli afroamericani, diciamo, anche il meccanismo elettorale lasciava abbastanza a desiderare. Proprio gli stati del sud c'era la Louisiana. Louisiana ebbe Wei Long, che era un governatore populista, un po' reazionario. Ma in quegli anni un politico americano di un altro stato diceva: mi piacerebbe essere, se quando muoio, essere sepolto in Louisiana, perché è l'unico stato in cui potrei continuare a fare politica anche da morto, perché in un qualche modo, diciamo, si truccava un po' il dato elettorale. E quindi ci sono questi elementi che indicano una situazione di difficoltà molto grossa del sistema istituzionale americano, che probabilmente non verrà risolto da Biden, che sarà un presidente necessariamente di soli 4 anni, e avrà delle conseguenze ovviamente anche per il mondiale. Dico solo un'ultima cosa: un dato interessante poi da seguire sarà il voto per quanto riguarda i candidati dentro il Partito Democratico che hanno una collocazione nettamente radicale. Attualmente sono, grosso modo, le cosiddette squad, le quattro elette, che rappresentano, diciamo, l'anima, tra cui Alexandria Ocasio-Cortez e altre tre, che rappresentano l'anima più radicale e combattiva, quella legata a Sanders fondamentalmente, e forse un paio di senatori, tra cui lo stesso Sanders e un'altra, Julia Salazar di New York. Le previsioni sono che entrino altri 4-5 rappresentanti collocati su posizioni radicali. Certo, nella dimensione della Camera dei Rappresentanti non hanno un grosso peso,
potrebbero avere di più in Senato perché i numeri sono stretti, però resta il fatto che sono l'espressione di una spinta a sinistra che c'è stata e che in un qualche modo potrebbe consolidarsi in questo voto e potrebbe pesare sulla prospettiva. Probabilmente Biden, per quello che dicevo prima, non sarà un presidente di 8 anni ed è molto probabile che cerchi in questi 4 anni di far sì che l'establishment moderato del Partito Democratico sia in grado per 4 anni di avere un candidato che possa confermare una certa linea politica. Però bisognerà vedere, diciamo, una situazione molto in movimento. Ora mi fermerei qui anche per sentire le vostre valutazioni. Io... Grazie, Franco. Sì, sentiamo Enrico Gad, che oltre che essere diverte è anche un sito che sta seguendo da tempo le vicende degli Stati Uniti. Magari che ci racconti dal tuo punto di vista, di osservazione, che probabilmente integra, è diverso, articola, arricchisce il nostro. Nel frattempo vi dico che insomma, il governatore repubblicano del Vermont dichiara che ha votato per Biden, che si sono chiusi i seggi nelle primi 2 stati. Dilli te, perché non me li ricordo, Eric, tu sei più bravo di me, insomma. Allora, buonasera e grazie per l'invito. No, adesso a luna dovrebbero arrivare la chiusura dei primi seggi, che sono Vermont, Georgia, che è uno degli stati principali di queste elezioni, perché dalla Georgia si potrà capire molto, perché se comunque i democratici riescono a sfondare il muro repubblicano del sud, ci sono buone possibilità che Biden ce la possa fare. Perché a mio avviso, e non solo a mio avviso, le elezioni passano da 5 stati quest'anno, ossia dalla Pennsylvania, dove nel 2016 Hillary Clinton perse, la Florida, che sarà importante perché comunque se Trump perde i suoi 29 grandi elettori, comunque da 306 grandi elettori che ottenne nel 2016, comunque sono quasi 30 in meno. Poi c'è l'Arizona, che quasi sicuramente passerà ai democratici, a quanto sembra dai sondaggi, e poi comunque il Texas, c'è il grande punto interrogativo del Texas, che i democratici non vincono dal 1980 e chissà se si apre... Con Carter... Esatto. Che non eri nato quasi, insomma, io però noi ce lo ricordiamo. No. Posso dire che io sono nato nella prima presidenza Clinton, della prima elezione di Clinton. Avevo 7 mesi. Quindi sì, passerà da lì, cioè nel senso il sud forse dopo 60 anni potrebbe ritornare ai democratici, nel senso col fatto che da quando sono passate le leggi sui diritti civili e il diritto di voto, e come sappiamo i repubblicani sono diventati la maggioranza al sud, potrebbe essere un ritorno a casa, ma perché sono gli afroamericani che riportano in auge il Partito Democratico. Poi Franco ha toccato un sacco di punti interessanti, soprattutto anche per quanto riguarda sia la partecipazione, il dato dell'affluenza sarà molto importante, perché comunque si stima già 100 milioni di americani hanno votato prima dell'Election Day, e poi si stima che gli elettori che voteranno saranno 348 e i 167 milioni, ossia 30 milioni in più rispetto a 4 anni fa. E la domanda è: Trump, dopo 4 anni, ha convinto 40 milioni di americani in più a votarlo? Sembra difficile dopo il Covid e la pandemia. Quindi è su questo punto proprio che passerà una nuova presidenza Trump o una nuova presidenza Biden. E invece per quanto riguarda la riforma della Corte Suprema, c'era un candidato tra i democratici che se n'era occupato, e questo era stato Buttigieg, che nel suo programma ipotizzava di portarla a 15 giudici, 5 di nomina repubblicana, 5 di nomina democratica e poi 5 tra i togati, per dirla all'italiana, come succede qua da noi. Quindi questi sono i punti. Poi saranno determinanti, come aveva parlato la scorsa settimana Alessia, che vi saluta, le donne e i giovani. Da lì i giovani sembrano che stanno votando tantissimo, e le donne pure, perché Trump parla alle donne della suburbia, dei sobborghi, e dice: io ho riportato i vostri mariti a lavorare, e parlando come se fossero donne degli anni 50. Però le donne che l'avevano votato 4 anni fa sembrava che lo stiano abbandonando.
E chi? Adesso dovremo vedere, cioè, tra quanto? Tra 40 minuti aprono i primi seggi e già dalla Georgia si potrà vedere qualcosa. Grazie Eric. E Franco aveva in questi articoli di presentazione raccontato un po' quella che è anche il clima, l'umore della sinistra, cioè di quello che ci interessa forse anche di più. Magari su questo punto, cioè come Sanders e come il movimento che intorno a Sanders si è costruito anche all'interno, tra un po' all'interno, interno e esterno al Partito Democratico, possa influire in questa campagna elettorale, soprattutto inserendo qualche tema, qualche argomento e qualche anche elemento di programma di sinistra dentro dentro la candidatura di Biden e dentro il programma che vedrà da qua in avanti se verrà eletto Biden presidente, cambiare un po' lo scenario interno e nelle relazioni esterne, soprattutto quello che ci riguarda forse più da vicino. Magari Franco, su questo mi piacerebbe sentire qualche tua riflessione. Sì, no, infatti il tema io ho cercato un po' di approfondirlo, perché ovviamente dal nostro punto di vista è anche particolarmente interessante. Ora, noi sappiamo che la sinistra, quando parliamo degli Stati Uniti, spesso quella che noi definiamo sinistra è intesa, diciamo, come generalmente liberal, che in realtà comprendono un arco abbastanza ampio, che sono quelli tendenzialmente più aperti sulle questioni di società, diritti civili, eccetera, ma non necessariamente molto avanzati sulle questioni economiche. Poi, diciamo, dalla presidenza Clinton soprattutto, la maggioranza del partito dell'establishment del Partito Democratico ha scelto una linea che è una linea di sostegno alla globalizzazione, grandi accordi di libero scambio, di liberalizzazione della finanza, eccetera. Quindi una linea che sostanzialmente non si distortava tantissimo da questo punto di vista dall'impronta liberista, reaganiana, eccetera. E la situazione è cominciata a cambiare, anche se lentamente, a partire da alcuni movimenti sociali. Pensiamo a quello che si è avviato, il cosiddetto no global o poi altro mondialista, secondo vari nomi, a partire dal WTO fine anni 90, la contestazione della gestione della globalizzazione, più che dell'idea della globalizzazione in sé, di una collaborazione a livello economico e sociale a livello mondiale. E poi c'è stato più recentemente, dopo la crisi del 2008, il movimento Occupy, eccetera. E quindi sono venuti avanti, oltre a, per alcuni aspetti, radicalizzarsi alcuni movimenti, Black Lives Matter, eccetera. In parte è rimasto molto forte, ma forse meno radicale, il movimento femminista, che però è presente, che ha avuto, diciamo, elementi del pensamento a livello teorico negli ultimi anni, che non so però ancora quanto abbiano inciso quel livello di massa, però è presente anche questo. E Bernie Sanders, da sostanzialmente sconosciuto senatore di un piccolo stato, perché il Vermont è uno staterello, ma poco influente, e lui era sindaco della città più importante, Burlington, però che ha 40.000 abitanti, per intenderci, è diventato senatore nel momento in cui ha deciso di candidarsi a presidente, quindi partecipare alle primarie democratiche nel 2016, ha però sostanzialmente cambiato tutto l'assetto e il dibattito politico dentro il Partito Democratico e in un qualche modo anche nel paese. Sanders si definisce socialista, poi diciamo socialismo che per certi aspetti è più di tipo socialdemocratico europeo, riferimenti a un po' la Scandinavia, la Danimarca, forse la Danimarca più di anni fa che di adesso, ma insomma, che però in una realtà come quella americana, in cui la parola socialismo era impronunciabile, ha portato nelle tematiche del dibattito politico degli elementi che ne erano stati totalmente esclusi.
e Sanders è diventato l'alternativa a Hillary Clinton nel 2016. Hillary Clinton rappresentava l'establishment democratico e rappresentava la continuità con la linea Clinton-Bill, cioè appunto di quella componente democratica che sostanzialmente aveva aderito in modo subalterno all'egemonia liberista. E ha creato una forte mobilitazione, perché è stato un candidato fortemente seguito dai giovani, quindi da realtà che tendenzialmente si sentivano escluse dal bipartitismo classico. Ha avuto invece, e non è riuscito a risolvere, il problema del consenso fra gli afroamericani, problema che è pesato anche nell'ultima campagna per le primarie. Ha dato vita a un movimento, Our Revolution, la nostra rivoluzione, perché sempre parlato di una rivoluzione politica, di fatto che negli Stati Uniti era necessaria una rivoluzione politica ed era necessario portare via il potere politico all'establishment economico e a una rappresentanza politica che di questo establishment economico era, diciamo, in un qualche modo la proiezione diretta. E nel 2018, direi soprattutto, questo movimento ha portato anche all'elezione di alcune figure nuove, la più nota anche in Europa, Alexandria Ocasio-Cortez, che negli Stati Uniti si è conquistata il suo ruolo, non è stata cooptata, questo perché a volte si fanno dei paragoni, non vorrei aprire polemiche, ma insomma, si fanno dei paragoni in Italia un po' peregrini. Ha conquistato il suo ruolo battendo il rappresentante democratico uscente di New York e il suo distretto, che fra l'altro era una figura importante anche, come dire, in carriera nel Partito Democratico in quella fase. L'ha conquistato, ha conquistato il seggio di rappresentante e è diventato un punto di riferimento di un movimento più ampio. Non è la prima volta che Ocasio Cortez fa parte dei Democratici Sociali per America, che è una formazione nata negli anni 70, che raccoglieva sia una parte della nuova sinistra, sia una vecchia tradizione socialista che è rimasta abbastanza radicale. Non era la prima volta, perché ci sono già stati altri parlamentari democratici socialisti eletti nel Partito Democratico, ma è la prima volta, mentre gli altri erano tutto sommato parlamentari un po' più progressisti, ma che non incidevano più di tanto nel dibattito politico, Alexandre Ocasio-Cortez è diventato un punto di riferimento importante. È odiatissima dalla destra, e però ha un consenso molto forte e significativo a sinistra. Non è un caso, ad esempio, che abbia per le sue elezioni, ultima rielezione, che peraltro è abbastanza scontata, perché è un distretto che vota tradizionalmente democratico, ha raccolto una cifra enorme, non mi ricordo se 49 milioni di dollari, comunque spropositata anche rispetto a quelle che sono le esigenze della sua rielezione, perché è diventato un punto di riferimento nazionale. E negli Stati Uniti una delle modalità di azione politica è dare soldi ai candidati. E d'altronde, quando si apre un sito politico, la prima cosa che si vede è come fare le donazioni. E questo ha portato anche i due campi, diciamo, quello di Biden e quello di Sanders, a siglare degli accordi, fare dei documenti. Sono stati fatti diversi gruppi di lavoro, ha partecipato alla fase di Cortez, ha partecipato a un altro Sarah Nelson, che è una figura emergente del mondo sindacale, è la presidente, tra un po' particolare, per il sindacato degli assistenti di volo, quindi non propriamente, come dire, la classica figura da sindacalista, però si parla anche di lei, esempio, come una delle possibili nuove presidenti dell'AFL, della American Federation of Labor, che è l'organizzazione sindacale più importante che c'è negli Stati Uniti, perché l'attuale presidente dovrebbe lasciare l'anno prossimo. Quindi c'è stato un confronto serrato, sono stati prodotti più di 100 pagine di documenti molto dettagliati. Ora, chiaramente sono documenti di compromesso, però sulle questioni ambientali, sulla questione del lavoro, sul fatto che le politiche statali sono politiche che devono produrre posti di lavoro e posti di lavoro di qualità, sul fatto che Trump ha portato fuori gli Stati Uniti dall'accordo di Parigi e
il Biden si è impegnato a rientrare, ma si sottolinea il fatto che le politiche, il Green New Deal, non deve pesare sui sistemi popolari, non può essere che l'ambiente, ovviamente, le politiche ambientali vanno portate avanti, ma bisogna fare in modo che poi queste non pesino e non paghino per questo i settori popolari. E così in altri ambiti c'è tutto l'aspetto della gestione della legislazione sulla criminalità. Gli Stati Uniti è naturalmente un paese in cui si va in galera per una quantità di ragioni, e chi va in galera in gran parte appartiene ai ceti popolari. Comunque c'è stato un confronto serrato, ci sono dei risultati. Cosa succederà dopo? Io credo che, a differenza di quello che è successo in altri momenti, penso in particolare alla coalizione al Cubalione di Jesse Jackson, credo che questa sinistra continuerà ad avere un peso. Anche se Biden resta un moderato, si vincerà, nel caso vincesse Biden, in qualche modo si cercherà di far pesare certe posizioni sulle politiche e probabilmente anche di giocare una partita in vista delle prossime elezioni, in modo da competere per avere un candidato che sia un candidato vincente tra 4 anni. Mentre se vincesse Trump, cosa che ovviamente non credo che nessuno di noi auspichi, si tratterà di capire, perché ovviamente, come dire, l'establishment subirà credo un colpo, perché per la seconda volta presenta un proprio candidato, lo sostiene a tutti i costi, si dimostreremo un candidato debole, e quindi credo che sarebbe chiamato in un qualche modo a rendere conto di scelte e di un'altra scelta sbagliata. Però insomma, non è questa la soluzione, credo, auspicabile. Poi magari dopo riprendo un po' le questioni internazionali. Vediamo come va. Io passerei, Eric, intanto vi do qualche notizia, perché magari qualcuno segue solo noi, che il governatore della Florida ha schierato la Guardia Nazionale, quindi, insomma, non so che segnale sia, insomma. E Trump, che twitta dalla Casa Bianca, siamo messi bene ovunque, aggiungendo che ci saranno ritardi in alcuni stati. Io oggi su Facebook ho visto moltissimi messaggi di Sanders a proposito del tema che trattava prima Franco. Un invito al voto pressante, ripetuto a distanza di poche decine di minuti ogni volta, e anche un decalogo delle cose per le quali bisogna votare Biden, molto articolate anche dal punto di vista programmatico. Che sensazione c'hai, Eric, di questa sinistra, che insomma, diciamo, più coetanea a noi, quella di Sanders in quanto Sanders, ma insomma, che pensi? Ma più vicina ai giovani? Visto che nel 2016 e anche nel 2020 è stato il catalizzatore del movimento giovanile, Sanders, nonostante abbia perso queste primarie, però è stato molto importante, perché comunque sin da subito, da quando ha perso la nomination e anche appena iniziata la pandemia, lui ha deciso ad aprile di farsi da parte proprio per non mettere in difficoltà gli elettori democratici, e proprio la sua amicizia con Biden ha fatto sì che lui si spendesse in prima persona per Biden, e soprattutto i suoi temi, un po' come diceva Franco, questa agenda programmatica, sono anche entrati nel programma di Biden, soprattutto il fatto che comunque l'ex presidente vuole aumentare il salario minimo federale a $15, e ne ha parlato anche nel dibattito, nell'ultimo dibattito presidenziale, quando poi Trump gli ha detto no, non serve a niente, perché comunque gli stati hanno le esigenze diverse, ma questo vediamo. Sanders, come anche Obama, che comunque sono stati loro due i punti chiave anche di Biden, perché Sanders l'ha spinto a sinistra, mentre Obama è tornato in campo in queste ultime settimane proprio per richiamare la coalizione che l'aveva portato a essere presidente nel 2008, nel 2012. Vedremo se le minoranze, le donne e i giovani andranno a votarlo, perché Hillary Clinton proprio sui giovani di Sanders che non andarono a votare ci perse l'elezione. A me ha fatto ridere molto un'immagine che ho visto qualche giorno fa di un meme dove c'era Leonardo DiCaprio
che andava a votare, tutto spensierato nel 2016, fischiettando, e poi un'altra nel 2020 nel film The Revenant, tutto, cioè, tutto sporco e nervoso per far capire come era la situazione nel 2020. Adesso vediamo come va. Il fatto che comunque già anche in altri stati ci sta la Guardia Civile, come ricordavi te Roberto, in Florida oppure a New York, anche a Washington hanno cominciato a barricare i negozi con le lastre di legno, questo fa pensare che qualcosa potrà succedere. Noi da qua speriamo di no, quindi vediamo. Invece per quanto riguarda altri candidati interessanti, ce n'è uno proprio a New York, se non sbaglio nel sedicesimo distretto, che a giugno era stato soprannominato l'Alexandria Ocasio-Cortez uomo, ossia Jamal Bowman, che comunque ha fatto più o meno lo stesso percorso di Alexandria, visto che comunque ha battuto il candidato Elliot Engel, che stava al congresso, alla Camera, da 30 anni, come Joseph Crowley. Quindi ci sta, a sinistra ci sta della vitalità, stanno uscendo molti candidati giovani, preparati, appartenenti alle minoranze. Poi Bowman era un preside di un liceo, si è dato molto da fare per i ragazzi, ha creato creato una scuola per ragazzi con poche possibilità economiche, i ceti meno abbienti, e ha puntato su una raccolta di voti porta per porta, si è dato da fare. Quindi secondo me a sinistra in America ci stanno più possibilità in Italia, ci stanno più novità rispetto a qua in Italia. Grazie Eric. A Franco una domanda che un po', diciamo, riguarda lo scenario globale. Lui è uno che ci scrive sempre di cose del mondo. La differenza tra Trump e Biden a livello di, appunto, rapporti internazionali, e quindi come possa cambiare l'atteggiamento USA rispetto sia alla Cina sia rispetto all'Europa, o comunque il dominio, diciamo, americano del mondo. Secondo te che cosa cambia nello scenario se venisse eletto Biden o se venisse eletto Trump? Trump si presuppone che prosegua sostanzialmente la politica che ha perseguito in questi anni, che è una politica sostanzialmente nazionalista, per cui ha considerato tutti i rapporti con il resto del mondo sulla base di quello che ha detto, prima l'America, quindi prima noi, e quindi dal punto di vista commerciale i suoi nemici erano la Cina, ovviamente in primo luogo, ma poi anche la Germania, perché è uno stato, è un paese che ha una bilancia commerciale notevolmente in attivo, la tecnologia importante, eccetera. Quindi ha lavorato o ha dato una mano per la disintegrazione dell'Unione Europea, ha sostenuto la Brexit, ha fatto tutta una serie di operazioni, da un lato cercato di portare a casa le truppe da alcune situazioni come l'Iraq e l'Afghanistan, poi in realtà è riuscito a fare abbastanza poco, però non è stato, sarebbe un errore pensare a una politica isolazionista, cioè la politica di chi dice me ne sto a casa mia, che negli Stati Uniti ha avuto un certo peso in altre fasi storiche, cioè non ce ne stiamo a casa nostra, non ci interessa la situazione in Europa, non ci interessa la situazione del mondo, al massimo c'è il cortile di casa di cui ci occupiamo, però il resto è evidente che una politica isolazionista per un paese come Stati Uniti è impossibile. Trump ha utilizzato in modo molto spregiudicato l'arma economica, anche in termini di ricatto. Il Medio Oriente ha fatto una scelta fortemente, non solo più israeliana, ma a favore delle politiche della destra israeliana, e per creare un asse che mette contro l'Iran al resto del Medio Oriente. Quindi non ha, come dire, avviato nessuna guerra, ma ha aperto dei conflitti che in prospettiva possono creare delle guerre molto più pericolose di quelle che abbiamo visto questi anni, a partire dallo scontro con la Cina. Biden, diciamo,
cambierà delle cose in modo abbastanza chiaro e altre molto meno. Che cosa potrà cambiare? Sicuramente avrà un rapporto diverso con gli alleati tradizionali, non andrà a pestare i piedi volutamente all'Unione Europea, alla Germania, eccetera. Cercherà di riprendere una logica di collaborazione e di amicizia, diciamo così, ognuno dal proprio punto di vista, sugli interessi tradizionali. E in qualche modo rientrerà, o comunque manterrà un atteggiamento diverso rispetto alla logica del multipolare, cioè del fatto che ci vogliono delle sedi nelle quali le grandi potenze o gli stati si incontrano e cercano di risolvere i problemi mondiali che via via vengono avanti, a partire da quello ambientale e climatico, ma anche da altri aspetti. E quindi da questo punto di vista ci saranno, penso, dei cambiamenti abbastanza netti, se non altro di atteggiamento. Ci sono invece delle questioni su cui i cambiamenti, secondo me, saranno meno evidenti, e sono una certa tendenza meno accentuata di Trump, anche se qui Trump era più chiacchiera che sostanza, al protezionismo ci sarà, cioè a fare politiche che cercheranno di salvaguardare determinati settori economici tradizionali negli Stati Uniti. Questa politica ci sarà, non sarà così aggressiva come quella di Trump, che peraltro non ha ottenuto poi veramente dei risultati, e le industrie non sono tornate in America, le miniere continuano a chiudersi. E sarà meno aggressivo sulla Cina, credo sarà meno conflittuale, ma cercherà comunque di creare uno schieramento unitario occidentale per rispondere alla crescita di peso che la Cina ha. Quindi ci saranno alcuni cambiamenti, alcuni significativi, alcuni anche positivi. Il fatto che gli Stati Uniti rientrino nell'accordo sull'ambiente lo ritengo un fatto positivo. E 4 anni di politiche a favore del fossile, di smantellamento di qualsiasi tutela ambientale, di totale disinteresse o di negazionismo climatico in un paese come gli Stati Uniti, determinano dei danni, che sono dei danni importanti, quindi non possono essere sottovalutati. Ci saranno questi cambiamenti e ce ne saranno altri. Poi lo stesso Biden, negli ultimi anni, lui ha sostenuto la guerra in Iraq, poi un po' si è pentito. Però il governo non ha sostenuto, almeno si dice, l'intervento in Libia, perché, e credo neanche abbia sostenuto l'intervento in Siria, o la possibilità di un intervento in Siria, rispetto al quale invece la Clinton era molto più favorevole. Quindi da questo punto di vista è comunque una politica degli Stati Uniti rispetto al mondo che, anche se per alcune cose tornerà su binari più tradizionali, non sarà quella del passato, dovrà affrontare problemi nuovi e in particolare dovrà affrontare il fatto che il primato politico, economico e tecnologico degli Stati Uniti nel medio periodo è insidiato dalla Cina, e questo è poi alla fine un tema rispetto al quale tutti devono, chi governerà gli Stati Uniti deve trovare, dovrà dare una risposta. Certo, dal punto di vista degli interessi di tutti e di tutto il mondo, se questa risposta non è una risposta che porta al conflitto, che non solo militare, ma anche allo scontro a tutti i costi, la contrapposizione a una nuova guerra fredda, e credo che questo sia un bene, sia un fatto positivo e vada valutato come tale. Però le incertezze e le difficoltà e comunque le contraddizioni ci sono, e non le risolverà certo tutte Biden. Io vorrei un attimo tornare ancora da Eric, perché tu ti sei laureato negli Stati Uniti, giusto? Dicevamo prima te, Alessia, e quindi anche un po' di raccontarci com'è la vita reale lì, insomma. Voi siete stati, credo, recentemente, insomma. Che paese è? Perché poi, per esempio, ieri mi capitava di leggere dei dati, no? Insomma, per esempio, ci sono le terapie intensive, esistono negli Stati Uniti, non è che sono pochissime, anzi. Oppure ho visto un dato che mi ha colpito: ci sono 170 lavoratori pubblici per ogni 1000 abitanti, cioè 100 più di quelli che c'è l'Italia adesso. Però insomma, ecco, ti volevo un po' chiedere che impressione hai della vita là, insomma, che sensazioni dà, che tipo di paese hai incontrato.
Allora, se posso fare solo giusto un passo indietro per ricollegarmi con quello che diceva Franco, ma poi ci arriveremo anche alla domanda che mi hai fatto, perché sul tema della pandemia, anche perché comunque gli Stati Uniti, con la politica America First, sono rimasti intrappolati su se stessi, perché se pensiamo che la Cina nel 2021 è pronta a produrre 1 miliardo di dosi di vaccino di Covid, e contro il Covid, e distribuirlo in Africa e anche in Sud America. Questo ci fa capire come gli Stati Uniti, con la politica di Trump, soprattutto quella estera, cerca di avvitarsi su se stessa e perdere la sua tradizionale prospettiva internazionale. Quindi rischia che la Cina la sorpassi. Se pensiamo poi pure come la Cina non ha neanche più casi di, praticamente non ha casi di Covid, e gli Stati Uniti ogni giorno ce n'hanno 80.000 al giorno. Questo ci fa capire come negli Stati Uniti esista un problema. E poi qui arriviamo al tema della salute, della vita. Cioè, negli Stati Uniti la salute, noi parliamo diritto alla salute, ma come negli Stati Uniti praticamente non esiste, cioè nel senso paghi per avere la salute, come non esiste, come si diceva la scorsa settimana, il diritto al voto, perché comunque è una concessione che ti viene fatta. La vita negli Stati Uniti, per certi aspetti, può essere migliore di qua, ma su tante cose che noi siamo abituati, le cose essenziali, come siamo abituati qua, loro non le hanno, ma proprio perché comunque c'è una cultura differente, ma proprio radicata a livello filosofico e politico, se si parte, cioè che arriva dal protestantesimo e sul fatto anche economico, dalle idee di Locke e fino ad arrivare ai giorni nostri del liberalismo più sfrenato. E questo è il problema, nel senso che comunque loro, se c'hai i soldi va bene, se non ce l'hai troveremo un modo. Lo Stato deve essere quantomeno invasivo, secondo la maggior parte degli americani, ma adesso questa concezione, soprattutto tra i giovani e i sostenitori di Sanders, sta cambiando. Comunque si vuole più Stato, soprattutto in determinati settori come università, salute ed economia. E infatti, e poi c'è da dire che se non c'era adesso lo Stato, anche con Trump, è dovuto intervenire pesantemente con i sussidi contro la pandemia. Vedo Grazie, il primo dato che emerge sul voto anticipato, non so se lo vedete anche voi, però non riesco, siccome ho silenziato, vedo solo sì, chi avrebbe votato nel voto anticipato sarebbe il 48% dei democratici, il 27% dei repubblicani e il 24% senza affiliazione. Diciamo, questo ci serve anche per capire poi i risultati che escono, che risultati sono, perché appunto questa quota da alcune parti viene scrutinata prima, da altre parti dopo, mi pare, no? E questo forse è utile che diamo qualche informazione: quanti sono gli stati che scrutinano prima, quali dopo, rispetto al voto di oggi, e invece i voti arrivati precedentemente. ad esempio, se non sbaglio, in Florida, Arizona e North Carolina i voti arrivati per posta li hanno già cominciati a scrutinare prima del 3 novembre, mano per mano. Mentre in Pennsylvania, fino a una settimana dopo possono scrutinare i voti, a meno che ci sia il timbro del 3 novembre. Quindi qua si giocherà tutto su questo e sul fatto, come dicevamo all'inizio, che se Biden vince in Florida e in Pennsylvania, subito senza i voti per posta, ci sarà meno da aspettare. Se invece la Florida va a Trump, dovremmo forse aspettare qualche giorno, se non una settimana. Su questa cosa della Corte Costituzionale, l'elemento, diciamo, che ci è venuto chiaramente all'occhio è il tentativo di Trump di imporre un po' anche la sua legge e anche attraverso strumenti così un po' istituzionali, ma forzando anche un po' le istituzioni stesse.
Allora, l'idea di democrazia, un po' l'avevamo detto anche nel scorso incontro, in America appunto il voto non è un diritto e neanche un obbligo come da noi, perché è piuttosto non dico un privilegio, ma una richiesta che il cittadino fa attraverso una procedura per votare che è un po' allontana. Spesso i cittadini dal voto. Allora, questo elemento democratico, questa distanza, diciamo, dalla partecipazione politica alle scelte del paese, che poi, diciamo, trovano nella elezione del presidente l'apice, diciamo, di questa partecipazione, è un elemento che gli americani vivono come noi, come europei, mi sento di dire, che abbiamo costruito le nostre democrazie attraverso anche conflitti, attraverso anche una partecipazione spesso, diciamo, non facile, ma comunque di massa. E come vedete voi i passi che stanno facendo appunto gli americani, ma anche le istituzioni rispetto a questa elezione, che mi sembra un'elezione di svolta, vista anche la grande partecipazione che c'è questa volta del popolo americano, che mi sembra che sia la più partecipata della storia degli Stati Uniti d'America. Quindi è una cosa che veramente è un po' per la radicalità e quindi la radicalizzazione degli schieramenti che si sono messi in campo, ma un po' anche per il senso di contare qualche cosa come cittadini. Ecco, questo mi sembrerebbe un elemento su cui mi piacerebbe sentire la vostra opinione, Franco, e poi dopo Erika. Ma sì, in realtà queste elezioni possono anche essere considerate paradossali da questo punto di vista, perché da un lato mettono in evidenza tutti i meccanismi di manipolabilità della politica americana, poi quelli più evidenti, adesso è stata tutta la lista, no? Il gerrymandering per cui cambi distretti per far risultare quello che ti serve. Metti gli ostacoli al voto, anche le cose più banali, no? Il governatore del Texas che elimina un po' di scatole dove mettere il voto per rendere più difficile il voto, riduci i seggi dove votano per i democratici e li tieni più numerosi per i repubblicani, in modo da, per l'uso della Corte, del meccanismo della Corte Suprema con la politicizzazione della magistratura. Il paradosso è che adesso noi abbiamo avuto in Italia la polemica sul magistrato Palamara che discuteva le nomine con un sottosegretario, negli Stati Uniti l'hanno fatto direttamente il sottosegretario, le nomine senza neanche bisogno di discutere con il giudice. Cioè, il paradosso è quel meccanismo che poi non riguarda solo la Corte Suprema, diciamo l'altra volta Trump ha nominato 200 giudici federali che poi spesso sono quelli che intervengono e risolvono anche i problemi. Di come si vota e di chi può votare e quando può votare. In un paese dell'Unione Europea probabilmente c'è una polemica aperta con la Polonia, alcuni dei meccanismi istituzionali degli Stati Uniti sarebbero considerati estranei all'idea dello Stato di diritto a cui si rifà, almeno retoricamente, l'Unione Europea. D'altra parte, io non sono per una visione, come dire, manichea degli Stati Uniti, poi sappiamo che non ci sono solo questi aspetti, c'è il peso del denaro nella politica. Anche lì la Corte Suprema, le varie decisioni che la Corte Suprema, maggioranza conservatrice, ha preso negli ultimi tempi sono di eliminare i limiti ai contributi privati alla campagna elettorale. Quindi c'è un peso enorme delle grandi corporation, delle multinazionali nel finanziare i candidati. Ha eliminato, o meglio, ha ridotto l'importanza dell'atto sul diritto di voto fatto da Johnson nel 64-65, il che apre la strada al fatto che poi i singoli stati repubblicani possano manipolare le modalità elettorali. E quindi, diciamo,
c'è questo aspetto che in parte è legato a un difetto originario della Costituzione americana, cioè è stata fatta con una logica democratica, anche più democratica degli Stati europei di quel momento, ma in cui non bisognava solo difendere il diritto dei cittadini a partecipare, ma il diritto alla proprietà privata, che diventava un principio che doveva essere difeso dal rischio che un eccesso di democrazia e di presenza del popolo lo mettesse in discussione. Quindi tutti questi elementi, diciamo, oligarchici, manipolatori della democrazia americana sono emersi, e però contemporaneamente ci sono anche questa grande partecipazione, che vuol dire che poi è articolata in tanti modi, che hanno fatto che non si può ricordare, vuol dire che c'è una spinta popolare a voler contare, a voler decidere. E l'interessante è che nel momento si accusa Trump, anche giustamente, è divisivo, radicale, estremista, però paradossalmente nel momento in cui la scelta diventa vera, cioè al di là della debolezza di Biden, ma insomma comunque alla fine diventa una scelta che tocca la vita delle persone, la partecipazione c'è. È quando lo scontro politico è o appare fasullo, come dire, puro teatro, fa forte che in realtà rappresenta gli stessi interessi, la partecipazione tende a declinare. Quindi vedrai contemporaneamente questi due aspetti, l'elemento oligarchico della democrazia americana è manipolabile, ma anche il fatto che quando le scelte politiche diventano chiare, la partecipazione c'è. Eric, no, scusa, volevo chiedere a Eric sulla stessa domanda, se aveva... No, condivido l'opinione di Franco e aggiungerei anche una cosa, che comunque se 4 anni fa l'elezione tra Hillary Clinton e Donald Trump sembrava di transizione, perché comunque erano due candidati di 70 anni, il problema 4 anni dopo si è ripresentato ancora più pesantemente, perché comunque Trump ne ha 74 adesso, mentre Biden ce ne ha 78, e considerando la politica statunitense che comunque ha... prima di Trump ha avuto sempre, diciamo, presidenti relativamente giovani, perché comunque Obama è entrato, diventato presidente che ce n'aveva 50 di anni. Vediamo che comunque, cioè, Biden adesso è più grande dell'ex presidente Clinton, che comunque, cioè, e questo fa pensare, cioè, se a livello, diciamo, di congresso, ma anche statale e federale, ci sta un ricambio generazionale dei politici, abbiamo parlato di Alexandria Ocasio-Cortez, ma le altre, anche le stesse altre componenti delle squad, a livello di elezioni presidenziali non si arriva, questo cambiamento non arriva. Poteva essere Kamala Harris, ma non ha avuto le possibilità, non ce l'ha fatta, era partita bene nelle primarie democratiche, ma poi comunque a livello di finanziamenti ha fatto proprio fatica, infatti si è ritirata a novembre del 2019, proprio perché comunque non riusciva a intercettare e a trovare del denaro per fare campagna elettorale. L'altro punto importante di queste elezioni è se il fatto che bisogna capire gli Stati Uniti dove vogliono andare. La campagna democratica ha parlato che in queste elezioni c'è in gioco l'anima dell'America. Gli Stati Uniti cercheranno l'America bianca, quella anche arrabbiata dei fucili, delle verande, cercheranno di aggrapparsi a quella tradizione americana, o le minoranze, le donne e i giovani sposteranno all'America, a quella che sarà nel 2040, quando i bianchi saranno la più grande delle minoranze nel paese. Quindi questo è uno switch importante. Ci diranno se gli Stati Uniti vogliono rimanere ancorati al loro passato o proiettarsi al futuro. Tanto qualche cosa che è arrivata fuori, mi pare che i primi seggi, quelli che vengono considerati, diciamo così, di assaggio del Kentucky, in maggioranza Trump, ma si sapeva, questi sono i primi seggi reali, Kentucky e non mi ricordo l'altro. Invece Indiana, mi pare Indiana, possibile che sia Indiana. Invece mi pare che
sull'attribuzione dei seggi al Senato, in questo momento sia in vantaggio il Partito Democratico, mentre il primo seggio della Camera attribuito viene attribuito ai Repubblicani. Sì, e anche di referendum che si svolgono contemporaneamente alle elezioni, che è una cosa tradizionale che c'è negli Stati Uniti. Grazie per l'aggiornamento. E io, diciamo, da osservatore esterno, quindi non americano, l'impressione che, appunto, quello che un po' diceva Franco, che Hillary Clinton ha rappresentato un po' l'establishment e quindi la continuità con delle politiche della globalizzazione che hanno portato anche a alla perdita di posti di lavoro e quindi alla perdita anche del potere di acquisto dei ceti popolari, perché questo è una realtà diciamo conclamata anche nei nostri tempi. Allora il parallelo mi viene un po' spontaneo, cioè quello di raccontare una sinistra che si fa diciamo portatrice degli interessi della finanza globalizzata e almeno questo nel racconto, non è la mia idea, però una sinistra diciamo di fatta di establishment, di potere consolidato, che si fa paladino diciamo di questa globalizzazione e dall'altro lato un populismo che difende le classi popolari. America First è da noi, prima gli italiani, è prima in Francia, è France d'abord e via dicendo. Allora, come vedete voi queste elezioni, che tipo di svolta può significare per sia per la sinistra, ma soprattutto anche per gli scenari che aprono, diciamo, le elezioni americane anche da noi. Franco. Ma intanto ricordare, perché poi a volte ci sono state letture anche un po' superficiali, Trump è stato, ha preso meno voti della Clinton nei settori a reddito più basso, non ha conquistato, diciamo, in modo significativo il voto popolare, anche perché spesso il voto popolare è un voto di minoranze. È riuscito, questo è il punto importante, è riuscito a strappare il voto di una parte di classe operaia, che poi spesso negli Stati Uniti viene anche considerata parte del ceto medio, di classe operaia legata al settore manufatturiero tradizionale, che effettivamente in alcuni stati votava democratico, che si è spostata verso Trump soprattutto su due aspetti, mi pare. Il protezionismo, cioè l'idea abbastanza utopica rispetto agli sviluppi del capitalismo, che mettendo qualche dazio si potesse tornare a rilanciare le vecchie industrie e anche il fossile, perché poi in una serie di realtà dove gli Stati dove ha vinto in Pennsylvania ma anche altri, c'era una forte presenza tradizionale legata alle miniere, al carbone, adesso al fracking per il petrolio, eccetera. Quindi la capacità, l'abilità di Trump è stata di tenere tutto il blocco tradizionale, conservatore, evangelici, eccetera, i ricchi anche, e però di conquistare pezzi di classe operaia rispetto ai quali i democratici non hanno saputo offrire una prospettiva diversa da quella di un ritorno al passato. Però è vero che spesso, soprattutto rispetto a, diciamo, a una sinistra libera, centro-sinistra, potrebbe essere la Clinton, ma in parte anche Biden, l'impressione che si ha per una parte dei ceti popolari ritengono che questa sinistra effettivamente non sia più interessata alla difesa di quegli interessi e quindi sono aperti all'egemonia, alla conquista di consenso da parte della destra. Io penso che sia
una sconfitta di Trump per la rilevanza che avrebbe anche negli equilibri mondiali, sarebbe una sconfitta di quello che è un fronte reazionario che ha peso, che è pesa dalla Turchia, l'India, la Polonia, l'Ungheria, da noi, cioè tutto quell'insieme di politiche capitaliste, spesso liberiste anche con elementi di statalismo un po' aggressivo e anche reazionario sui temi sociali. E quindi penso che da questo punto di vista una sconfitta di Trump vedrei sbagliato pensare che, certo, perde Trump, vince Biden, allora ritorna in auge il progressismo liberista, il centro-sinistra moderato. Non credo che sarà così, perché le contraddizioni hanno fatto saltare tutto l'impianto su cui il centro-sinistra alla Clinton, ai Clinton, ha pensato di governare, quello di Blair, quello di Schroeder, eccetera. Dare un colpo all'opzione di destra, che trova consenso anche nei settori popolari, vuol dire riaprire il discorso e ridare credibilità, questo però è anche un problema di politiche successive, a un'uscita dall'altra parte, cioè un'uscita a sinistra, alternativa al classico centro-sinistra liberista, ma anche decisamente diversa e contrapposta a quella della destra liberista e reazionaria. Quindi questo penso che possa essere l'eventuale impatto positivo della sconfitta di Trump, anche se poi sappiamo che Biden farà politiche che probabilmente a molti di noi continueranno a non piacere. Grazie Franco. Eric? Io, arrivati, che ora è? 1:05, sì, scomoderei Gramsci e la sua egemonia culturale per dire che comunque gli Stati Uniti, come diciamo prima, sì, sono una nazione che comunque a livello globale e mondiale stanno entrando un po' in crisi, perché comunque è emersa la figura forte della Cina, però comunque, come si diceva, gli Stati Uniti comunque rimangono un faro per l'Occidente e non solo, perché comunque, a mio avviso, se non ci fosse stata la vittoria di Trump nel 2016, i Bolsonaro, i Modi, i Duterte difficilmente sarebbero arrivati al governo, e anche penso allo stesso Salvini. Comunque si è creata, diciamo, un internazionale sovranista che comunque ha in Trump la propria figura di riferimento. Se vediamo adesso, Salvini nell'ultima settimana gira solo con la mascherina, anche credo anche che non sia farlocca, di quella di Trump 2020, che penso pure sia fabbricata in Cina, perché non mi sembra molto, molto originale. Quindi sì, però non possiamo, come diceva dire Franco, che appena se Biden vince non ci dobbiamo aspettare di nuovo il ritorno della terza via di Clinton e di Blair. Però comunque è una boccata d'ossigeno che dopo 4 anni cupi possono far bene. E comunque sì, non ci dobbiamo aspettare il socialismo con Biden, ma ci dobbiamo aspettare delle aperture comunque a sinistra, che comunque Biden ha promesso, adesso è da vedere, ma anche proprio in tema di diritti sugli afroamericani, delle minoranze. Comunque lui nell'ultimo dibattito presidenziale ha ammesso gli errori che ha fatto negli anni 80 e 90 con tutte le leggi sul crimine, che bastava poco e sbattevano in carcere gli afroamericani. Adesso vediamo se alle parole seguiranno i fatti. Io trovo Biden un candidato che era debole, però comunque all'ultimo qualcosina mi ha sorpreso per le dichiarazioni che ha fatto. Adesso vediamola alla prova dei fatti. Però io vi devo cominciare a far misurare con i voti reali che cominciano a arrivare. Che non sono buoni. L'Indiana vince Trump con 64. In Kentucky vince con 54. Io non sono esperto come voi rispetto all'altra volta, com'è la cosa? Cresce ancora? Insomma, dovete cominciare a misurare. Anche la Florida è avanti. Adesso andiamo a vedere. Però comunque
però comunque in Kentucky, e l'Indiana c'è Trump avanti. Per questo chiedo rispetto all'altra volta se la forbice sia allargata o sia stretta, tutto qui, perché non lo so. Io sto aprendo la fondamentale Wikipedia, vediamo se riusciamo ad avere qualche confronto. L'unico che hanno proclamato come eletto è l'Indiana per ora. Il Kentucky l'altra volta era, Trump aveva il 62 contro il 32, aveva praticamente il 30% di vantaggio. E mi pare che ce l'ha pure adesso. Però in Florida... No, ce n'ha 6%. Ah no, in Kentucky è l'altro che dove c'ha 30 Indiana, punti. L'Indiana, però l'Indiana era proprio fuori gioco. Invece mi sembra e poi è pure lo stato di Pence, tra l'altro, l'Indiana. Sì. No, la Florida sta sul 6% avanti e questo non è un buon dato. Però leggo che nelle contee repubblicane dove sono arrivati i risultati dice che i margini sono più bassi rispetto al 2016, quindi se hanno preso più voti democratici nel conto totale poi potrebbe favorirli. Certo. Io adesso ho aperto la CNN, vedo la striscia in basso, per ora dicono Trump vince l'Indiana e quello gli hanno già dato gli 11, però l'Indiana era fuori gioco comunque. Invece dicono too early to call, troppo presto per attribuire Georgia, Kentucky, South Carolina, Vermont e Virginia. Però too early to call vuol dire che ancora non hanno considerato che hanno deciso... in particolare la sede press, quella che alla fine detta i risultati, di essere molto prudenti, vuol dire semplicemente che non sono ancora in grado di stabilire chi ha vinto, insomma. Quindi per ora certo sì, i tentati potrebbe essere una buona indicazione perché la forbice resta repubblicana ma si è fortemente ridotto. Il Kentucky per l'altra volta erano 62,5% a Trump e 32,7% alla Clinton. L'Indiana aveva anche lì 20% di vantaggio, quindi non era in competizione. Per ora i dati più importanti sono quelli della Florida, direi. Anche se poi i seggi della Florida chiudono tra 50 minuti alle 2, questi sono i primi exit poll, penso, dei voti per posta, che forse... Io vedo però, infatti non so, perché poi la situazione, non so se è già cominciato a scrutinare quelli per posta, perché io vedo sulla CNN, vedo dati reali, non vedo Florida... 837.913 Trump, 723.945 Biden, 53.2%. Ma non sono quelli per posta, sono quelli per posta. Però sono tanti, cioè comunque... Sì, ma poi dipendono pure da dove sono arrivati, se sono quelli delle contee repubblicane, certo. Adesso... Certo. Come succedeva da noi, se arrivava l'Emilia Romagna per prima... È chiaro che poi esatto. una volta il voto di Correggio non era il voto italiano, però insomma credo che sarà una partita complicata, se posso dire una tua impressione, perché ad esempio uno stato come il Vermont, che è piuttosto piccolo, è vero che forse stanno appena chiudendo, però il fatto che abbiano proclamato l'Indiana e non il Vermont dovrebbe essere abbastanza sicuro, vuol dire Cypress County. No, ma è evidente che diciamo, noi siamo rimasti scottati già una volta, diciamo, con la Hillary Clinton, che era data dai sondaggi tutta in vantaggio netto, sembrava quasi una figura caricaturale quella di Trump, però è evidente che in realtà diciamo le radici profonde dell'America
esistono e contano, e quindi una lotta, cioè, non sarà facile per Biden ribaltare, diciamo, quel sentimento che dicevo prima, quello del risentimento anti-establishment che spesso è diventato proprio il motore dell'establishment stesso, perché Trump di tutto si può dire, meno che non sia establishment, visto che è il presidente degli Stati Uniti. E quindi è evidente che la capacità di Trump di rappresentarsi come altro, come difensore, diciamo, di questa minoranza o comunque questo sentimento popolare è indubbiamente sul tavolo. Come è difficile per Biden ribaltare questa situazione? Credo che dovremmo aspettare molto per avere i risultati finali per giudicarli. E per questo magari possiamo anche anticipare che noi seguiremo, diciamo, anche i risultati, e magari faremo anche un'altra diretta per raccontare un po' quello che sono l'evoluzione delle elezioni e come procedono e come procede l'elezione. Non so se avete altri commenti a questo punto. Un'ultima cosa, prima della Florida, che comunque, come abbiamo detto, chiuderanno alle 2, cioè, sarà anche interessante vedere la Georgia, che ha già chiuso i seggi all'1, le prime notizie che arriveranno, perché comunque se i democratici saranno vicini o in vantaggio, sarebbe una notizia molto importante, perché comunque gli afroamericani hanno votato in massa, hanno fatto anche 11 ore di fila nel voto anticipato. Adesso vediamo. No, la Florida, vedevo adesso, sempre CNN, ormai si va oltre il milione di voti destinati. La Florida ne ha complessivamente, l'altra volta hanno votato circa 10 milioni, quindi vuol dire che è stato scrutinato 2, e che probabilmente alla fine saranno più dei 9 milioni e mezzo dell'altra volta. In questo momento Biden avrà superato di mezzo punto Trump, insomma, quindi sì. Anche la Florida sarà probabilmente una partita giocata fino all'ultimo. E infatti hanno messo la Guardia Nazionale, quindi comunque per stare, come diceva, diciamo, quello del calcio, che gol e rigore è quando arbitro fischia, i primi dati sono 8-3 per Trump, quindi Vermont, lo dico per Franco che è affezionato al Vermont, molto. È stato assegnato. Credo che non possa anche la Virginia. Anche la Virginia. Fox News dalla Virginia a Biden. La Virginia è importante perché era uno stato su cui qualche dato abbastanza certo per i democratici, ma sul quale i repubblicani un pensiero ce l'avevano fatto, qualche dichiarazione anche di Trump in tal senso, sul fatto che fosse contendibile, eccetera. Quindi la Virginia è un buon risultato. Non cambiano rispetto all'altra volta, no? Vermont e Virginia No, diciamo, non erano considerati neanche particolarmente stati in bilico. Anzi, secondo 538, il Vermont era sicuro al 99,5% e la Virginia al 99%, quindi erano abbastanza tranquilli. Invece le assegnazioni dei parlamentari, avete visto già qualcosa? Perché io prima ho visto questo vantaggio democratico al Senato di cui prima parlavate. Ma penso che quello sarà facile capire quando il dato sulle presidenziali sarà già più avanti, insomma. A mio avviso la sfida più interessante è quella tra Lindsey Graham e il presidente della commissione Senato giustizia al Senato, e Graham Harrison, che comunque ha raccimolato più fondi di Alexandria Ocasio-Cortez in queste elezioni, e
è possibile che possa fare il colpaccio. Tra l'altro, l'Instagram durante le audizioni di Amico nei Barrett ha detto i bei tempi della segregazione, cioè nel senso, quindi sarebbe, prima, diciamo che ci sarebbe del gusto se un afroamericano lo battesse. Certo. Tipo Django. Prima non mi avete sentito, vi ho chiesto c'è qualche referendum interessante anche, così poi chiudiamo, se Roberto è d'accordo, andiamo a dormire. C'è anche qualche referendum interessante? Perché di solito si vota anche per referendum. Io posso solo rispondere sì, c'è qualche referendum interessante, ma non chiedermi quali sono. Nel senso che ho visto anche delle dichiarazioni di Sanders che su alcune, in alcune realtà proprio esplicitamente... dato indicazioni di voto, non so perché non so se hanno cercato di portare la questione del salario minimo con delle, però devo dire, ammetto che in tutto il Bailam non ho approfondito, quindi come devi lavorarci anche domani mattina, guarda un attimo, okay. Perché ci sono anche quelli sulla sui poteri della polizia, mi pare che almeno da qualche parte sì, siamo già parte. Ce n'è uno, credo, tra l'altro in Virginia, che siccome la Virginia era adesso lo Stato era passato, credo, non voglio sbagliare, comunque era passato dai democratici dopo essere stato un po' dei repubblicani. I repubblicani hanno fatto l'operazione di gerrymandering, cioè hanno ridisegnato i distretti a loro comodo. I democratici avevano presentato un referendum per creare, per far sì che questo ridisegno dei distretti fosse frutto di un meccanismo condiviso. Il problema è che adesso, essendo diventati maggioranza, a loro non conviene più vincere il referendum, perché a questo punto dovrebbero, poi dovrebbero mettersi d'accordo con i repubblicani, mentre invece se lo perdono fanno quello che gli pare. Però questo ho letto perché c'era un commento da qualche parte, però devo dire non molto di più. Può darsi anche che poi questi siano, perché poi negli Stati Uniti votano per una quantità di posti, perché il presidente è sempre ogni due anni Camera dei rappresentanti, un terzo del Senato, però vota tutto lo Stato interessato, e poi magari c'hanno il sindaco, quando era sindaco Sanders ogni due anni doveva ripresentarsi al voto, e poi c'hanno a volte gli avvocati, i capi dei distretti giudiziari, i board scolastici, cioè eleggono una quantità di quindi più referendum, quindi poi prima di arrivare in fondo a tutti i risultati, valutarli tutti, passa anche un po' di tempo. Ma comunque adesso possiamo andare alle ultime cose. 538 da 33 ai democratici, no, per il Senato 33, no, quelli sono i dati vecchi. Per ora non assegna niente. Per ora ancora non assegna troppo, niente. Troppo presto ancora. Sì. Va bene, non abbiamo... La Florida è da seguire, perché ogni aggiornamento adesso... adesso Biden sta andando al 5,1%, il 49%... la Georgia 61,8% a Biden, 37% a Trump. Però stiamo parlando di 130.000 voti, e la Georgia l'altra volta hanno votato in 4 milioni, quindi sono dati ancora molto relativi. Ma la Florida è interessante. Ma anche la Georgia, questo è interessante, comunque 60-30 Biden, cioè nel senso è un numero importante, pure se sono 130.000 voti, poi dipende se arriva da Atlanta o arriva dalla contea in mezzo alla Georgia. Comunque quello che chi vuole può stare sveglio e seguire. Adesso cominciano ad arrivare, comincia il bello. Insomma, noi abbiamo intrattenuto, abbiamo fatto un po' l'avanspettacolo spettacolo come... No? Tra noi c'era Beltroni da una parte e Monti dall'altra, quindi... Siamo noi. Trasporto.
Comunque, poi io e Alessia staremo sui social di The Union a fare il live tweeting, quindi se volete proseguite con noi. Va bene, dirottiamo i nostri ascoltatori su The Union e, e noi vi ringraziamo intanto della disponibilità che avete, ci avete concesso, e penso che il nostro era soltanto un tentativo di raccontare un po' il pre-elezioni. È evidente che, come sapete, insomma, le elezioni avranno degli sviluppi e delle tempistiche che noi non possiamo seguire in questo momento, ma intanto ci faceva piacere raccontare un po' quello che era lo scenario, il quadro, diciamo, d'insieme che accompagnano le elezioni. E ringrazio Eric, ringrazio Franco, ringrazio Roberto per la partecipazione, e invito chiaramente a seguirci anche domani. Domani pubblicheremo anche un nuovo aggiornamento, una riflessione che accompagnerà queste elezioni. Intanto ancora buonanotte e a prestissimo per magari riprendere questo discorso sugli Stati Uniti d'America, che è sicuramente una cosa importante su uno scenario globale che riguarda anche noi in qualche misura, come abbiamo raccontato negli articoli che Franco ci ha donato, viene da dire, ma che insomma è una cosa che ci seguiamo con particolare interesse. Come sapete, anche movimenti che fanno capo alla sinistra in America sono legati a quello che è lo scenario europeo, quindi siamo ben contenti di poter avere questo legame che ci unisce attraverso l'Atlantico e attraverso tutti i canali che fanno di noi, diciamo, la sinistra internazionale. Grazie ancora a tutti. Ci lasciamo in pareggio. I tempi supplementari li lasciamo, diciamo, a dopo. E quindi grazie. Solo una notizia al volo, visto che l'ho visto, dice l'affluenza al 67%, la più alta in 100 anni. Esatto, un po' l'avevamo anticipato. È veramente un segnale incoraggiante, comunque vada, un segnale incoraggiante per la partecipazione democratica, e quindi questo non può che farci piacere. Grazie ancora a tutti e a tutte per averci seguito, e ci sentiamo. Buonanotte. E ci vediamo presto per le nuove dirette su Facebook. Grazie, ciao. Ciao. Ciao a tutti, buonanotte.